quando identificano la nostra linea top delle carrozzine superleggere a telaio pieghevole. Pieghevole vale a dire che hanno una crociera sotto. Parliamo comunque in generale di carrozzine in alluminio aeronautico, quindi garantite 5 anni, che possono personalizzarsi nelle misure, negli accessori e nelle caratteristiche, proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze più disparate degli utenti. Sulle nostre carrozzine superleggere la configurazione standard ha la spondina in alluminio, un po' questa per intenderci, proteggibile in alluminio che ricopre insomma la copriruota. A questa possono stare appunto in aggiunta i braccioli. Perché poi scegli una carrozzina superleggera? Perché devi avere le spondine o i braccioli? Ovviamente dipende dalla necessità dell'utente, perché un utente diciamo attivo con la spondina in alluminio si sentirebbe molto più libero di muoversi, di fare movimenti. A differenza, se l'utente è un po' meno attivo e ha bisogno di un appoggio, la carrozzina necessita di braccioli. I braccioli possono essere diciamo di due tipologie, un po' più comodi, diciamo così, regolabili in altezza velocemente, oppure in abbinamento alla spondina avvolgente c'è un bracciolo detto a tubo. Gli Avantgard, a parte la linea di carrozzine superleggere, sono distinte in DS e quindi con la parte anteriore del telaio fissa, oppure DV che ha le pedane girevoli ed estraibili. La differenza è questa: entrambe possono avere sia la pedana separata che anche la pedana unica, però differiscono dal fatto che hanno le pedane girevoli estraibili perché si sceglie l'una piuttosto che l'altra. La DS di solito, avendo questa parte diciamo anteriore fissa, è un po' più raccolta, essendo anche un po' più raccolta è anche un po' più attiva, cioè un po' più dinamica di conseguenza, a differenza della DS che dà l'impressione, passatemi il termine, di assomigliare alle carrozzine standard. Però comunque c'è la necessità di scegliere a volte questa carrozzina perché nel trasporto in auto devo appunto togliere le pedane per poter insomma metterla facilmente in auto, piuttosto che in un ascensore devo impiegare all'interno le pedane per favorire l'ingresso e l'uscita dall'ascensore. La linea Avantgard nascono di serie con una doppia crociera e possono avere però l'opzione della monocrociera ovale. La differenza tra le due è il fatto che la doppia crociera ha una portata di 140 kg, la monocrociera abbassa il peso della carrozzina totale, però diciamo diminuisce la portata. La portata, se non vado errato, ho 100-110 kg. Nell'Avantgard, nello specifico, chiede la possibilità di scegliere il telaio anteriore, perché il telaio anteriore, sia nell'una che nell'altra, può essere diritto, quindi scendere perpendicolarmente alla linea della seduta, oppure addotto, che a questa rientra verso l'interno. L'angolazione del telaio si può scegliere sia 70 gradi che è più chiuso, oppure 80 che è più chiuso. Il telaio chiuso a 80 gradi gli permette poi di sfruttare meglio la spinta. Ovviamente la spinta. Il fatto di avere il telaio diritto o il telaio addotto chiuso, bisogna stare attenti perché nel telaio addotto ovviamente cambia la dimensione della pedana, diventa più piccola, quindi uno porta 46 piedi, cioè difficilmente riesce a stare in telaio addotto, dove il telaio addotto mi aiuta a contenere meglio gli arti inferiori. Standard CLT regolabile, CLT saldata. Ovviamente la standard, ruota posteriore regolabile, CLT regolabile, CLT saldata. Il CLT regolabile ha il supporto di ruota regolabile e una configurazione, come dire, definita, che permette diciamo un alleggerimento del peso, sia quello regolabile che a maggior ragione quella saldata, perché ha la piastra portaruota che è sempre regolabile sia in senso altero posteriore che in altezza. In quel caso diventa diciamo fissa per quegli utenti che hanno già una situazione ben definita, quindi non vanno più a variare. La superleggera è tale non solo perché pesa meno di 13 kg, perché insomma è possibile personalizzarla infinitesimamente dal punto di vista degli accessori, ma anche e soprattutto degli assetti, e vale a dire dalla posizione della ruota posteriore e anteriore, sia in senso antero posteriore che in altezza. Nella CLT saldata la piastra è tutta integrata nel telaio, mi comporta però sì un abbattimento del peso, perché ovviamente tolgo materiale in un certo senso, però ovviamente non mi permette regolazioni.